Grande vittoria, amici di Milanello, grande vittoria. Abbiamo peraltro a lunghi tratti della partita dominato, dominato assolutamente. Una partita che li ha visti andare in vantaggio sostanzialmente fino al secondo gol di gioco, hanno fatto due tiri in porta. Noi abbiamo giocato bene, non abbiamo concretizzato, abbiamo fatto una partita straordinaria. Leao è oggi ufficialmente il più forte giocatore del campionato italiano per distacco. Maignan superlativo, tutti molto bene, tutti molto bene. Oggi abbiamo dato una dimostrazione di forza a tutto il campionato, a tutto il campionato. Sono veramente felice, non ero così convinto all'inizio perché noi non abbiamo di solito quella cattiveria che magari ci mettono loro, siamo un po' più giovani e invece oggi abbiamo fatto una grandissima partita e abbiamo dimostrato di avere un grande gioco, perché arrivare sul 3-1 con quelle giocate, Charles Decatelare fortissimo, fortissimo, due o tre giocate importanti. Giroud ha fatto veramente una grande partita, quindi chapeau, perché aveva iniziato secondo me non benissimo il campionato, mio parere personale, sembrava un po' indietro, invece ha fatto una grandissima partita. Origi qualche spunto nel finale, anche buona la prestazione quando è entrato di Brahim Diaz, ha fatto delle cose molto molto buone. Comunque il tutto per dire grande Milan, andiamo avanti così, adesso un'altra vittoria prima della sosta per trovarci molto. Probabilmente se facciamo la prossima la vinciamo in testa al campionato, ma oggi abbiamo dato una spallata importantissima perché i cugini, tra l'altro comunico lo striscione più bello che è apparso a San Siro è Pippo Inzaghi, non ha fratelli, io lo trovo fa veramente tanto ridere perché è veramente molto ironico. Comunque oggi abbiamo dato un segnale importante. I cugini hanno vinto tre partite contro tre squadre, diciamo, tra virgolette, minori, e hanno giocato con la Lazio e col Milan e hanno preso, a me risulta, 6 gol in due partite con Lazio e Milan. Grandissimo Milan, tantissimi temi emersi, abbiamo gioco molto bene, Tommasino Pobega quando è entrato, Tonali stratosferico, veramente molto molto bene. Teo Hernandez deve stare un po' attento, un po' troppo nervoso. Comunque abbiamo fatto veramente una grande partita e oggi devo dire che per lunghi tratti non ha giocato male neanche Messias. Il nostro problema continua a rimanere la fascia destra, dove secondo me nell'ambito della squadra, anche se questo è un giorno di festa, non dovrei parlare delle cose che non vanno bene, ma la fascia destra del Milan è sicuramente ancora un problema, ma oggi abbiamo dato un segnale al campionato importante, perché se andiamo avanti così veramente non ce n'è per nessuno. Gioco in rimonta, non meritavamo di essere sotto. E siamo andati sotto per un errore e dove abbiamo lasciato palla Brozovic, ma noi abbiamo fatto un grandissimo rimonto e una grandissima partita con una consapevolezza importante. E poi l'ultima menzione, l'ho già detto, ma l'ultima menzione per Rafa Leao, subito andare a firmare, chiudiamo così, Rafa Leao, c'erano Cardinale, c'era Elliot, c'erano tutti, andare a firmare Rafa, perché Rafa deve essere la base e il punto di partenza del Milan futuro. Forza Milan sempre!